Si è conclusa nel migliore dei modi l'ottava edizione della tradizionale rassegna Sere d'Incanto, una tombola sulla ruota di Trani grazie alla Fondazione Seca, che ha registrato l'ennesimo sold out con la spettacolare tombolata scostumata del 6 gennaio condotta dall'inefrenabile attore comico barese Nicola Pignataro e Giuliano Ciliberti, eclettico artista che ha fatto entusiasmare i presenti con le sue canzoni evergreen. Nicola Pignataro, ben arrivato a Trani. Salve. Una città che tu conosci molto, molto bene. Conosco e amo. Grazie. Una serata un po' particolare, una tombolata. La tombolata è una tradizione di queste, a queste latitudini, in questa regione. Io lo ricordo da bambino che gioivo quando mia nonna mi portava al tavolo della tombola e mettevo i fagiolini sopra per segnare i numeri. Ma pigliare il nome? E tagliare i numeri. Se tiro il nome e uno di voi se permette dice arma e un giocatore da fuori. Perché di sotto ci sono stati un punto arma Questo 2023 per te sarà un anno importante, perché il 24 aprile compirai 80 primavere. Allora, usai un po'. Io fra 3 mesi festeggio 80 anni. È un tempo difficile quello che stiamo vivendo. Quanto è importante sorridere? Beh, la risata, dicono i medici, è terapeutica. Quindi è come una medicina, fa bene alla salute, alla pressione, alla depressione. Quindi io dico a molta gente che è meglio spendere un po' di soldi per andare a vedere delle opere d'arte, dei musei, delle commedie, delle opere teatrali. Meglio spendere un po' di soldi là e non alla farmacia. Io sono diplomato, sono geometra. E devo dire che molti abbiano un diploma di geometra in mente tutti di mia madre. Mia madre che Nati mi chiamò e mi disse: Colino, vai alla scuola e diventi geometra. Sì, ma c'è un geometra, non lo so, io non me lo frega. Però siccome il figlio della signora Teresa al secondo piano è geometra, io mi sento di scatecchia che è un figlio geometra. Vai alla scuola e diventi geometra. Voi sapete che noi meridionali siamo molto attaccati alla mamma. La mamma è sempre la mamma, ci va bene, ma muovo. Chiudiamo con un augurio alla barese verso i tranesi. Beh, da bar a tren, la strada è Pirc, tranismo è una bar, il barismo è una tren. È un buon 2023. Ciao, ciao, auguri a tutti. Grazie. Se ti dovessi definire come attore, recitazione, come ti definiresti a chi non ti conosce? Ma un attore per sbaglio, o quantomeno un attore catapultato sul teatro purgatorio, sulle tavole del teatro purgatorio, grazie a Nicola Pignataro che ha creduto in me oltre 20 anni fa. E il 25 dicembre ho festeggiato i miei 20 anni al teatro purgatorio. Questa cosa è bellissima. Tu sei un fautore del teatro di rivista, ci credi molto. È un periodo in cui si sorride poco. Quanto è importante poter rivalutare questo tipo di arte? Io credo che il teatro di rivista, quello che faccio io, anche il fatto di rispolverare alcuni grandi artisti raccontandone la storia, come può essere per Charles Aznavour, piuttosto che appunto per la grande rivista e la storia della televisione italiana, credo sia importante portare sul palcoscenico alcuni personaggi che potrebbero essere dimenticati, che invece sono una ricchezza unica del nostro patrimonio, non soltanto genetico, televisivo, e anche per quanto riguarda proprio la possibilità di poter raccontare la storia attraverso questi personaggi di un'Italia che è cambiata ed è in continua evoluzione. Chiudiamo con un augurio per il 2023. Beh, che il 2023 porti soprattutto canzoni, musica,
che porti teatro, che porti cultura, che porti libri, che porti studio, soprattutto studio di qualsiasi cosa si possa amare. L'importante è che si studi e che si viva con felicità e con contentezza tutto ciò che si va a raccontare e a vivere, soprattutto studiandolo. Una serata da famiglia allargata, uno spettacolo nel gioco con l'immancabile tombola e il canto finale per volare verso un grande 2023. Vieni qua che dobbiamo fare il... Vieni qui! Astro! Soddisfatto della rassegna Serie d'Incanto, ottava edizione, finale col botto. Sì, sicuramente questa serata si è conclusa veramente con oltre che con un sold out previsto, una grande soddisfazione non solo nostra, dello staff e del CDA della Fondazione Seca. Leggere la felicità e la soddisfazione negli sguardi è un po' la nostra, il nostro obiettivo, la nostra mission.